La vita non è tolta, ma trasformata. È una delle affermazioni più emblematiche della liturgia dei defunti. Su questa certezza si fonda la consuetudine dei credenti di onorare i defunti. È un ricordo da custodire e coltivare, ma è molto di più. È celebrare un modo nuovo di essere uniti, di essere fratelli, di essere in cammino. Certo, la morte sottrae la presenza fisica, rompe i vincoli dell'affetto, ma non spezza i legami dello spirito. Si potrebbero ricordare le struggenti parole di San Paolo ai Romani: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Né morte né vita potrà mai separarci dall'amore di Dio. L'amore di Cristo, Lui che con la sua morte ha vinto la morte, questo è il legame infrangibile che ci unisce gli uni agli altri e che la morte non può spezzare perché tutti in Lui vivono. Una delle espressioni più alte di questo legame è la celebrazione della messa in suffragio dei defunti. L'usanza di pronunciare i nomi dei defunti durante la messa è antica come il cristianesimo. L'Eucaristia è adorazione del Dio dei viventi, è ringraziamento, è richiesta di perdono, è implorazione di aiuto. E quando la offriamo in suffragio dei defunti è anche un grande atto di carità e di misericordia. Lo si fa lasciando una piccola offerta, che è un gesto concreto di partecipazione. Sappiamo bene che la miglior vita che possiamo vivere in questo mondo non sarà mai all'altezza della santità e della perfezione di Dio. Il purgatorio non è un inferno temporaneo, è la sofferenza di un desiderio struggente, è sete di una pienezza tanto attesa e così poco cercata durante la vita terrena. In questo cammino la preghiera dei vivi, soprattutto la messa, è un grande aiuto, è un segno di amicizia, è un vero sollievo.